E questa sera, pensate, parliamo di Urbana, specializzati nella ricerca e nell'esplorazione di bunker e rifugi antiaerei. Siamo con Gianluca Usai di misteridellaterra.it che ci spiegherà questa particolare attività di cui vi occupate. Intanto la domanda è spontanea: che cosa fate di preciso? Intanto vedete che nei nostri schermi ci sono i vostri famosi, tra l'altro, video che postate sui social, sulla vostra pagina Facebook misteridellaterra.it, che fanno vedere proprio le vostre esplorazioni. Perché di esplorazione vi occupate? Sì, certo, noi principalmente facciamo ricerche, quindi facciamo ricerche sia in rete che tramite le persone, soprattutto gli anziani dei quartieri, quindi andiamo proprio porta a porta a cercare e collaboriamo anche con alcune associazioni, tra cui un museo che è il Museo della Veta di Pegli, la Batteria Mameli, e anche con un altro nostro collega che fa la nostra stessa attività, che poi alla fine viene considerata Urban Explorer, quindi Urbex. E noi, esatto, quindi noi praticamente prima cerchiamo in rete le informazioni e poi andiamo sul campo e andiamo a vedere, esplorare, filmiamo, documentiamo e poi pubblichiamo. Poi di Liguria, principalmente. Certo, principalmente in Liguria, ma comunque ci spostiamo quasi in tutta Italia, perché abbiamo fatto sia in Toscana che in Val d'Aosta, in Trentino, insomma dove noi andiamo, sia in ferie o che per viaggi di lavoro, noi portiamo dietro l'attrezzatura e cerchiamo sempre qualcosa anche lì da poter documentare e vedere. Ecco, da qui Gianluca è nato questo vostro progetto misteridellaterra.it, una pagina Facebook che tra l'altro è cresciuta molto, dobbiamo dirlo, dall'inizio del vostro progetto fino ad ora, e naturalmente voi vi augurate di incrementare i seguaci. Ecco, possiamo vederla, è questa la vostra pagina Facebook. È molto interessante, devo dire, incuriosisce anche tanto la gente andare a vedere cosa fate. Tra l'altro fate qualcosa, voglio dire, non da tutti, e bisogna anche stare un po' attenti a come si comunica ai giovani, e voi in questo vi fate molti, molti scrupoli, diciamo. Sì, così. Certo, noi principalmente cerchiamo di non dare troppe indicazioni sui luoghi, soprattutto quelli più pericolosi, perché nei luoghi più pericolosi di solito noi andiamo con gente che ne sa più di noi, quindi abbiamo dei colleghi che sono dei veri e propri speleologi di professione, e lo stesso Claudio Arena aveva un corso di speleologia che ci ha insegnato parecchie cose, noi siamo autodidatti, quindi noi facciamo fin dove possiamo, fin dove riusciamo, certo, arrivare, e cerchiamo di non far arrivare chi non ha i mezzi per poterlo fare. Quindi quando un luogo è, diciamo, visitabile da tutti, noi tranquillamente diamo le indicazioni per poterci arrivare. Quando reputiamo che sia troppo pericoloso che per farlo visionare al più delle persone, non le diamo e quindi le teniamo per noi le indicazioni. Ecco, guardando poi queste immagini, la domanda che nasce è quanto c'è in Italia di inesplorato, cioè di quello che praticamente in superficie non vediamo, ma che in realtà esiste ed è quasi un mondo a parte, potremmo dire. Ma qua, soprattutto qua in Genova, abbiamo tantissimi cunicoli, rifugi antiaerei, ipogei artificiali, che poi sono quelli che ci piacciono di più, sono le grotte che hanno costruito artificialmente i nostri antenati, diciamo i nostri nonni, per ripararsi dai bombardamenti, e sono quelle caverne che noi andiamo a trovare soprattutto nei piccoli paesini, nell'entroterra. Ecco, per esempio qui dove siamo, Gianluca? No, qua siamo semplicemente dentro il Forte Sperone. Questa è una parte del Forte Sperone che abbiamo visitato. Il Forte Sperone, come il Forte Ratti, sono dei forti che purtroppo non sono visitabili ai più, perché hanno dei pericoli di crollo. E noi comunque non scavalchiamo, non spacchiamo, entriamo liberamente. Dove entriamo noi ci sono sempre degli accessi liberi e aperti. C'è molta altra gente che non fa così, spacca lucchetti, scavalca cancelli. Noi assolutamente non è rispettosa dei luoghi, e per cui noi cerchiamo di esserlo, soprattutto perché divulghiamo questi luoghi e cerchiamo di farli rivivere, soprattutto in video, perché poi non abbiamo i mezzi logicamente per poterli ristrutturare noi. Complimenti, allora, complimenti Gianluca per questa vostra splendida avventura. Naturalmente vi avremo sicuramente volentieri di nuovo ospiti, magari quando avrete un altro luogo inesplorato particolarmente particolare. Grazie simpatico. Mille. Grazie mille. Sara.